sono salpate dalla britannica Portsmouth le navi con a bordo 300 reduci dello sbarco in Normandia. Anche 75 anni fa erano in mare, su una delle 7.000 imbarcazioni dell'operazione Overlord. 150.000 soldati partiti. In 15.000 perderanno la vita di lì a 3 settimane per strappare il nord della Francia ai nazisti e aprire la strada verso Parigi. Nella notte erano iniziati a scendere i paracadutisti per occupare punti nevralgici nelle retrovie. Gente come Harry Reid e Joe Cotton, ultra novantenni, che hanno riprovato l'ebbrezza di arrivare dal cielo a toccare il suolo francese. Tanti di loro non giunsero vivi a terra, ma la commozione per i morti non incrina il giudizio dei reduci su quei giorni. Non era solo una questione di patriottismo, e io sono un patriota, ma il punto era che si doveva fare. Avanzavano al suono della cornamusa le truppe britanniche, tra esplosioni e pallottole. Giovani che mai avevano visto la Francia, ha ricordato il presidente Macron, non si fecero fermare dal fuoco dei tedeschi per dare la libertà all'Europa. L'inaugurazione di un nuovo memoriale ai soldati del Regno Unito è stata l'occasione per ribadire, al di là delle situazioni legate al presente, l'amicizia che resta tra Parigi e Londra e il grazie a chi quell'amicizia ha cementato col suo sangue.